Il primo tutorial della serie è dedicato a chi come me ha fatto la pazzia di tagliarsi completamente i capelli corti. La lunghezza che vedete, che è abbastanza difficile da gestire, è il risultato di un taglio alla garçon. Per realizzare l'acconciatura delle feste con un taglio corto utilizzeremo il Fun Philips Salon Dry, una spuma per volumizzare i capelli e un gel per definirli e numerosi accessori. La prima cosa da fare, ovviamente, visto che i miei capelli sono bagnati, è asciugarli con un phon. Il phon che utilizziamo è il Salon Dry di Philips, che io imposterò a freddo, perché così l'aria non mi secca i capelli, anche se ci vuole un pochino di più. E siccome ho la fortuna di avere i capelli completamente lisci, basterà mettere un po' di spuma sui capelli, con le mani, lavorandoli. E poi prendiamo il nostro phon e iniziamo ad asciugarceli. Dopo che avrete impiegato circa 3 minuti per asciugarvi i capelli, io applico una crema che si chiama Soufflé, è una crema in gel che serve per dare un minimo di styling al capello. Perché va bene il capello corto, va bene che ce ne occupiamo poco, però un minimo di styling cerchiamo di darglielo. E questo sarebbe più o meno il risultato se noi ci fermassimo qui. Però abbiamo detto che presentiamo un'acconciatura per le feste e quindi accessori a me. La prima che realizzerò è con l'utilizzo di un cerchietto. Questo è della designer Silvia Macchie ed è un semplicissimo cerchietto nero che però dà un carattere particolare all'acconciatura. A me piacciono moltissimo queste fasce di My Moma che ricordano gli anni 20 e possono essere messe in diversi modi. Se avete un look con piume, paillette e quant'altro, si può proprio appoggiare la fascia in questo modo. Altrimenti una soluzione magari un pochino meno invasiva, un pochino più semplice, è prendere la fascia senza fare quello che sto facendo io, ovvero strozzarvi, e metterla sotto al capello in modo che crei solamente un punto luce che si intravede al di sotto dei capelli. Un'altra soluzione può essere un cerchietto un pochino più semplice come questo, che ha un'aria un pochino più romantica, è un fiore, va benissimo se il vostro è un look morbido. Però siccome è Natale, noi l'ultimo look che vi consigliamo per un capello corto è il cerchietto della Renna Natalizia, che piacerebbe molto a Bridget Jones. Buon Natale! Oh,